Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a imparare la lezione numero 7 della mia dispensa SLAP, che è un PDF in 10 lezioni in cui andiamo principalmente ad impostare la tecnica del pollice all'interno della tecnica SLAP, che ti ricordo è formata principalmente da due gesti: il gesto del thumb, quindi quello fatto col pollice, che è il più difficile, e poi l'ho strappato, il pluck. In questo caso siamo già alla lezione 7, quindi abbiamo già fatto diversi esercizi solo pollice. Andiamo a mettere un po' di controllo su questo suono, sia di pollice ma anche nello strappato con delle ghost note. Ricordo, le ghost note in questi esercizi verranno fatti se col thumb alleggerendo, quindi anziché fare il do così, vado a alleggerire con la mano e far uscire questo suono percussivo. Stessa cosa sullo strappato, quindi non devo schiacciare altrimenti uscirebbe la nota, ma devo soltanto alleggerire, preferibilmente anche con un paio di dita, perché se ne metto solo una rischio di fare l'armonico, soprattutto in certe parti della tastiera. Quindi metto un paio di dita, o comunque faccio sì che il suono che esca sia questo. Allora, nel primo abbiamo 3 più 1, cioè 3 thumb e uno strappato pluck fatto in ghost. Noi abbiamo sempre sul do e sul si bemolle, quindi il tasto 3 della corda di la e tasto 1 della corda di la. Funziona più o meno così: do 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 ghost, do 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 ghost. Poi ci spostiamo sul si bemolle. Ok, attenzione qua a curare bene sia la precisione che della ghost, sia il suono della ghost. Nel secondo andiamo a fare un 2 più 2, due note reali e due ghost, una fatta col pollice e una fatta con lo strappato. 1, 2, 3 e 4, poi ci spostiamo sul si bemolle. Scusami. Terzo, andiamo a fare due do con il thumb e due strappati di fila. Questi te li propongo con le dita 1 e 2, quindi P, che sarebbe fatta con l'indice, P2 sarebbe pluck col secondo dito. Se riesci, cerca di farli nello stesso gesto. Ok, quando ricarichi il pollice dopo il secondo colpo, in un gesto unico cerca di prendere sia con l'indice che con il medio. Questo forse è il più difficile. Allora, poi il 4, andiamo a fare 1 più 3 ghost. 1 reale, poi ghost col pollice, ghost col pollice e ghost strappata. 2, 3, 4. 2, 3, 4, si bemolle. Cerca sempre di controllare anche che le altre corde non risuonino. Io ad esempio, quando lavoro sulla corda di la, vado sempre a appoggiare un pochettino di palmo sulla corda mi, perché altrimenti la senti? Quindi cerco sempre di stoppare il più possibile, far suonare solo quello che voglio che suoni. Ultimo, andiamo a fare una nota reale in thumb e una ghost in strappato. Anche questa richiede molto controllo, quindi fai attenzione, falla molto lenta. 3 e 4 e sposto. Anche questa non è per niente facile, soprattutto appunto il controllo del suono. Quindi adesso lascio spazio alla fine, metto una base a 100 bpm, io vado a suonare i primi due giri e lascerò suonare gli altri due a te. Abbiamo quindi 5 esercizi, vado a fare due volte la prima riga, il primo, poi lascio a te fare due volte la prima riga, poi passo io alla seconda, due volte, lascio due volte a te
e così via fino a fine esercizio, che è un po' l'idea dell'appunto di dispenser slap che io propongo. Gli audio che poi mando sono esattamente quelli. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie per aver seguito fino a qua e mi raccomando, suona con me.